che qualcuno pagherà per quello che è successo. Ma questo non ci basta. È stata fatta un'azione molto grave. Si tratta appunto della limitare agli insegnanti la libertà di insegnamento. A questo proposito noi abbiamo le idee ben chiare, noi seguiamo ancora la Costituzione. Qualcuno dice che bisogna cambiarla, noi pensiamo ancora oggi che la nostra Costituzione sia ancora una delle più belle Costituzioni d'Europa, la Costituzione nata dalla Resistenza. Non si sente? Allora conoscete tutti i fatti sono purtroppo gravissimi, perché la collega è stata sospesa da una segnalazione che un tipo, diciamolo pure, legato all'estrema destra ha fatto su Facebook, ripreso poi dalla sottosegretaria ai beni culturali e poi direttamente dal ministro dell'interno, che si è preoccupato di chiamare qualcuno a Palermo e dire che la collega andava sospesa. Non sappiamo bene come sono andati i fatti, non sappiamo bene se è stato seguito tutto l'iter per poter sospendere questa collega, ma un dato di fatto è certo: la sospensione della collega è stata voluta dall'alto. Le dichiarazioni dello stesso direttore regionale della Sicilia sono abbastanza chiare: ho la coscienza a posto significa che lui ha fatto quello che gli è stato detto di fare. Per cui noi siamo qua appunto a difendere, sicuramente siamo contrari a questa forma di regime. Non è possibile sospendere una collega o un collega perché non controlla, perché questo è il fatto, non è stata lei a scrivere quelle cose, non ha controllato i suoi ragazzi, va bene? Poi a prescindere da quello che hanno scritto i ragazzi, quello che noi rivendichiamo è la libertà di insegnamento. Rivendichiamo il fatto che non possiamo tappare la bocca ai ragazzi, assolutamente. Dobbiamo farli ragionare magari, sì, magari si poteva aprire una discussione sull'accostamento che avevano fatto, ma assolutamente difendere la criticità dei ragazzi, che fortunatamente ancora esiste.